Con la dottoressa Dora Scudieri, biologa nutrizionista e specializzata in scienze dell'alimentazione. Ben trovata, dottoressa. Grazie, salve. Parliamo di alimentazione e diabete. Quali sono le principali raccomandazioni nutrizionali in un paziente diabetico? In un paziente diabetico è utile ovviamente tenere in considerazione quella che è la piramide alimentare, quindi via libera ai cereali integrali e alle fibre, perché vanno a limitare quello che può essere l'aumento della glicemia e quindi degli zuccheri nel sangue, e alle porzioni di frutta e verdura meno ricche di zucchero, quindi con indice glicemico più basso, come possono essere le verdure verdi, quindi zucchine, gli spinaci, i broccoletti, i cavolfiori, piuttosto che la frutta un attimino meno ricca di zuccheri, quale non so, la mela, la pera, abbastanza diciamo dura, non troppo matura, piuttosto le fragole, le ciliegie che a breve arriveranno. E ovviamente limitare quello che può essere l'utilizzo degli zuccheri semplici, come per esempio le patate, specialmente al forno, piuttosto che il riso bollito e ovviamente tutti gli zuccheri come possono essere i bignè, le torte, eccetera. Ovviamente questo non significa andarle di solito ad escludere del tutto, ma sicuramente limitarle e andarle a includere in un pasto. Dottoressa, ha parlato di controllo glicemico. Come si può migliorare allora il controllo glicemico nel diabete? Ovviamente contando diciamo i carboidrati, perché quelli che vanno a influire sulla glicemia sono proprio gli zuccheri, quindi i carboidrati. La fonte di carboidrato, pasto, riso, se abbinato a una proteina nobile come può essere la carne o il pesce, si riesce ovviamente a ridurre quello che è l'impennata di zucchero in circolo, e ovviamente un aiuto ci arriva anche dal movimento, dall'attività fisica, soprattutto dalla camminata. Ce ne hai in parte già parlato, ma quali alimenti sono soprattutto consigliati in un paziente diabetico? Gli alimenti consigliati sono principalmente ovviamente le proteine e le fibre, quindi proteine animali ma anche vegetali, come possono essere legumi, perché proprio la presenza di fibre va a ridurre lo zucchero in circolo, e il pesce azzurro piuttosto che i pesci un attimino più magri come l'orato e i branzini. Utile ovviamente anche ridurre l'introito di sodio, perché specie nel diabete si può avere una pressione arteriosa elevata, e l'uso del fumo ovviamente, che non mi compete, però è utile proprio per ridurre quello che può essere il rischio cardiovascolare anche legato a una glicemia elevata. Grazie dottoressa. Grazie a lei.